Io in realtà volevo partire dalla fine, o almeno quello che sembrava la fine del mondo videoludico su Inazuma. Questi due titoli sono stati pubblicati il 5 dicembre 2013, l'ultimo segno rimasto del mondo videoludico su Inazuma. Sono passati 3766 giorni tra annunci di Inazuma Eleven Ares, Inazuma Eleven Orion, il problema della cancellazione con Ares, Heroes Great Road, Inazuma Eleven SD che non ha sfondato quanto doveva, è durato nemmeno un anno. Dopo 3766 giorni abbiamo un nuovo gioco su console, che sia beta test, che sia demo, che sia gioco completo, non mi interessa. Siamo finalmente giunti ad un punto dove oggi, 28 marzo 2024, alle ore 12, possiamo finalmente giocare ad un nuovo gioco di Inazuma Eleven per console.